E dopo aver ucciso il fratello, Caino fa il bullo. Buongiorno, buongiorno, buon caffè. Eh già, succede sempre così. Ti sei arrabbiato per qualcosa che riguardava te, te la sei presa con qualcun altro e quando vengono a scovarti, cosa fai? Il bullo. È l'unico modo per difenderti e difendere quello che hai fatto. Così Dio gli chiede notizia del fratello e lui cosa fa? Risponde... Sono mica il custode di mio fratello io, ma perché dovrei dirtelo io? Ma figurati, ma devo... cosa ne vuoi che ne sappia io di dove è Abele? Ma ahimè, mettersi a fare i bulli con chi è più grande di te non conviene mai. E infatti, immediatamente, cosa succede? Che nella narrazione Dio gli dice, ascolta, non fare il furbetto, so tutto. La terra, il sangue di tuo fratello grida vendetta dalla terra. E allora cosa succede ai bulli, a coloro che cercano un motivo per difendersi in tutte le circostanze, che messi con le spalle al muro diventano improvvisamente piagnucolosi? Troppo grande è la mia colpa, adesso tutti mi uccideranno, mi odieranno, mi faranno grandi cose. Eh sì, questa è la fine dei Caino, di coloro che vogliono erigersi a grandi eroi, fare grandi cose, ma in realtà non sanno neanche capire quello che hanno fatto. Forse solo alla fine, ma più per difendersi che per altro, il nostro amico comprende qualcosa e comincia a chiedere perdono. Ma è un perdono ancora viziato dalla sua difesa, non dal pentimento per quello che ha fatto. Succede così spesso negli uffici, in famiglia, tra gli amici, che qualcuno che l'ha fatta grossa ha come tentativo prima quello di ribaltare la frittata, di fare il grande e poi di mettersi a piagnucolare, chiedendo quella pietà che lui non ha saputo mostrare per gli altri. Ma non finisce qui la storia di Caino, c'è un terzo passaggio. Buongiorno e buon caffè.